stare qui. Che diavolo è appena successo? Che diavolo è appena successo? La bestia sta arrivando. E io sarò pronto. Non importa quale prezzo. Prossima missione. Questo cos'è, il nuovo appostamento di Zeke sopra la città col televisorino solito? Che se piove io non ho mai capito come diavolo fa a tenerlo. Sembra di essere a casa. Eh già. Cole! Mani in alto, mutante subumano Sapiens Sapiens. Sapiens Sapiens. Sei unito alla milizia? Nah, è una cosa tipo Zeke Dunbar... doppio giochista. Dun dun sì. Dun dun. Sono una spia. Spii per noi, vero? Uomo di poca fede. Sai, la fiducia è già stata tradita, Zeke. Pensavo fosse acqua passata. Andiamo, bello. Pronto per il nucleo esplosivo. A prescindere da tutto, in una cella della milizia. Tranquillo, bello, ti copro le spalle. Gli vuole bene Zeke, ma non si riesce a fidare. Non del tutto. E un po' è difficile dargli torto, eh. È difficile fidarsi di una persona quando ci tieni e tradisci la tua fiducia. Perché alla fine pensi, cavolo, se anche quella persona di cui mi fido mi ha tradito, è difficile poi poter pensare, allora torno a fidarmi di lei. È difficile. E a volte loro pretendono invece che tutto torni normale. È quella la cosa assurda, che pretendono per forza. Sconfiggi i amici finché non riesci a carica ionica. Laggiù ci sono degli idioti che sparano a tutto ciò che si muove. Me ne occupo io. Ok. Ne approfitterò per vedere se ho qualcosa di nuovo. Dove sono? Sì, ma si deve levare lei, signore. Dove vai? Stai fermo. Fai come il tuo collega, rimani lì. Ecco qua. Ehi, hai visto? Quel tizio emana uno strano bagliore. È opera tua? No, ma riesco ad avvertirlo. Si tratta di forza radiale. Forse questo tizio forza si trova mentre sperimentavano la sfera. Ecco fatto. Lancia un vortice ionico. Sì, ma lontano dalle persone, magari, prima che mi diminuisce il karma per niente. Cole, che fai? Già che c'ero, volevo prendere questo cristallo. Ecco qua. E vai! Madonna mia. Che culo. Meno male che è apparsa gente. Forte. Qualsiasi cosa avesse quel tizio, devi trovarne dell'altra. Oh sì. Meno male che sono apparsi di nuovo i mutanti schifosini, eh. Non so se è stato... Guardalo! Porino! È rimasto incastrato sull'albero. Comunque, aspettate che vi aiuto. Ecco qua. Ma... Mi conviene fare un salto, ho ricevuto ottime notizie. Ma cosa sta succedendo oggi? Beh, subito dopo è sparita, poi è saltata fuori di nuovo. Non ci capisco niente. Non ci capisco una sega. Ehi là, amico? Oh, altra forza radiale, penso un po' che fortuna. Eccoci qua. Vortice ionico, poi abbiamo il potere buono, quello cattivo e un altro neutrale. Che, per qualcuno potrebbe essere ovvio, quest'altro potere, diciamo, neutro, è l'attacco classico di Cole. Quello che abbiamo usato anche contro la bestia a inizio serie. Il fulmine gigante. Continuiamo. Ah, ve lo dico, gente. Spiare la milizia fa perdere qualche anno di vita. Vabbè. Ma cavolo, ne vale la pena? Hai scoperto dove tengono Quo. Bertrand ha piazzato i suoi veterani di guardia a una vecchia piantagione di zucchero. Vecchia piantagione di zucchero? Sono i peggio mutanti piazzati là. È quella vicina ai binari del tram, giusto? Esatto. Ho un'idea. Riempiamo il tram di esplosivi. Lo facciamo andare velocissimo, lo lanciamo sull'ingresso e... BOOM! Il fuoco sarebbe un bel diversivo. Sì, ma... la gente in gabbia là dentro brucierebbe viva. Andiamo, Zeke.
Se stessimo a calcolare tutto, ci servirebbero molte più persone. Magari li abbiamo. La milizia ha esposto in giro gabbie piene di poliziotti. Quelli che hanno provato a combatterli. E pensi di liberarli? E dar loro armi? Liberare poliziotti? Se per questo non ci sto... No, no. Pensaci bene, Cole. Rimettere in libertà degli ex poliziotti. Alla lunga potrebbe farci comodo. Sono tutte cazzate! Non ti piacerebbe veder bruciare quel posto? No, non a questo giro, mi spiace. Vieni da me. Al diavolo. A te la scelta, capo. Meno male. Comunque, scegli libera un esercito di poliziotti che ti aiuta nella battaglia o aiuta Nix a scagliare il tram. La scelta è facile. Non ti rammollire, Cole. Quegli sbirri ti volteranno le spalle alla prima occasione. Diamo ecco qua. Non ti rammollire. Io intanto tiro le testate atomiche. Come se poi decidere o meno di aiutarti cambiasse la nostra amicizia, dai. Condottiero, scegli di giocare questa missione eroica e perderai la missione. Boom. Sono parecchio armati per umiliare qualche poliziotto. Ne vale la pena. I poliziotti lì dentro sono solo una minima parte di quelli che tengono alla piantagione. Se liberi quei tizi, non sarà facile tenerli a freno. Vedremo. Minchia no, ho colpito la gente! Dai! Ti dovrai fermare prima o poi, eh? Forse devo fermare l'elicottero. Non è ben specificato cosa devi fare. Io intanto rimango. Mi serve dell'elettricità. Ecco fatto. Io rimango nel posto più sicuro. No, non riesco a colpirli attraverso il buco. Via da lì tutti. È il carro allegorico. Oh, aspetta, aspetta. Che poi io sono scemo. Allora, aspetta, facciamo una cosa più intelligente. Ecco qua. Colpo ionico. In teoria dovrei averne colpiti un bel po'. E l'elicottero è andato. Dammi solo un secondo. Ecco qua, grazie. Sì, arrivo, arrivo, un secondo. Oh, dove vado? Fallo, call, che cazzo? Ho capito, se non si bloccasse oggi. Siete liberi. Bene, chi vuole venire con me ad attaccare la piantagione? Vengo io, vengo io. Prendete i fucili da quei miliziani. Andiamo. Allora. Vabbè, i cristalli poi vado a prenderli. Forza! Vattene da... Andiamo! Fagliela pagare! All'attacco! Dirigiti verso la rimessa sul retro, è là che devono averla rinchiusa. Proteggete la casa, non deve entrare!
non deve entrare. Via da lì. Ecco qua. Occhio, stavo per sparargli. Bravissimo, bel colpo. Ok. Minchia. Pensavo fosse stato il gioco, non... Cioè, non posso liberarla con armi di quel calibro in giro. Ma c'è un poliziotto lì, sparagli in testa. Ma scusami. Forza, ragazzi. Minchia, che male. Ok. Prendi un po' di energia, prendi la carica ionica e distruggiamo il mortaio. Ecco fatto. Dietro hanno piazzato un altro paio di quei cannoni. Addio al tizio. Arrivo, arrivo, ci penso io. Seguitemi. Aia. Ehihihau. Morite tutti, stronzi. Kaboom. Sparategli. Sta per esplodere. Ecco fatto. Mi sa che ho colpito un civile, vero? Kaboom. E addio al tizio. Tieni duro, cuo. Arrivato. E tieni duro, cuo. Vieni qua tu. Morto? Yes. Aspetta. Giusto per sfizio. Esatto. Togliamo anche gli ultimi due. Mi serve un po' di energia giusto per sicurezza. Ecco fatto. E ora apriamo. L'aria all'interno era gelida. Scendendo diventava sempre più fredda. Avrei dovuto portarmi un giacchetto. È stato facile trovare Quo, ma non sono riuscito a guardarla in faccia. Bertrand le aveva prosciugato il sangue e le aveva messo in circolo Dio solo sa cosa. Neutralizzare i blocchi è stato uno scherzo. Sono bastati 20.000 volt. Ma mentre me ne andavo, non so, avevo l'impressione di aver esagerato. Avevo la sensazione di aver fatto una cazzata. Beh sì, Cole, mi spiace. Eri attaccata, cos'era? Non ora. Stai bene? Sì. Andiamocene. Mi sa che non è stata una bella idea, Cole. Ehi, andiamo, svelti! Ecco fatto. Oh, muoviti però, non farti sparare. Wow, muoviti! Ecco fatto. Allora, aspetta. Ma perché ogni volta mi si attiva anche l'altro che non mi serve? Grazie. Muore? Kaboom! Dai Quo, dai Quo, dai Quo. Quo, 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 qui, qua, qui, quo, quo, qui, dai, dai, muoviti. Andiamo, Quo, muovi il culo, bella. Muovi il culo. Cazzo, stai schifo. Guida e basta, idiota. Ma poverino.
Guida e basta, coglione. Poverina. 8 ore più tardi. Condottiero, finita. Civili feriti 4, dai, pensavo peggio. 3 sonniferi ed è andata finalmente. E tu quando dormirai un po'? Non ora. Devo ripristinare la corrente da St. John Parish. Non riesco a togliermi dalla testa l'immagine di Bertrand là dentro che se la ride pensando a quello che ho fatto a cuo. Già. Ok, io inizierei dal trasformatore vicino al canale. Sistemarlo non dovrebbe essere un problema. Dopotutto hai superpoteri elettrici. Grazie. Grazie di avermelo ricordato.